Mi spiace abbassarla, però so già che poi mi danno l'avvertimento, ecco. Quindi evitiamo. E poi mi buttano giù il video. Venerdì sera. Dai che venerdì, dai! Una buona serata. Buona. Abbiamo festeggiato il compleanno di mio figlio, è venuto il fratello, è venuta la mamma, la mia ex, ecco diciamo. Va bene, tralascio i dettagli antipatici comunque, insomma, è stata una buona serata, dai, una buona serata. Adesso sono qua. Tarderò. Non sono uscito, anche se è venerdì, dai che è venerdì, non sono uscito, ho preferito stare qua. Adesso sono usciti tutti, la mamma di mia figlia è andata a casa, i miei ragazzi sono usciti un attimo, penso un'oretta, un paio d'ore, poi Matteo torna, Alessandro viene da me, credo tra domani e dopodomani. Cosa devo dire? Che bella che è questa canzone, bellissima. Riso tu di me, a ridere di te, di Vasco Rossi, quando Vasco Rossi ancora non era asservito, era un vero ribelle, un vero ribelle. Forse, se mai lo sia stato, forse se lo è stato, è stato lì. Ma io non voglio parlare di Vasco Rossi. Sinceramente di Vasco Rossi non me ne fotto un cazzo. Io, così come non me ne frega un cazzo dei Pink Floyd, io semplicemente apprezzo le musiche, apprezzo le opere. Però non è che sono qua a dire, oh, che bravi, oh, madonna mia, la ola. No, ha fatto un cazzo, ha fatto delle cose belle. Vabbè, paragonare i Vasco Rossi e Pink Floyd, a parlare la merda a il non plus ultra della musica. Comunque, vabbè, ci sta un italiano che ha fatto un rocker, ha fatto cose interessanti, soprattutto nei testi. Nei testi, sì, perché le musiche già tutte sentite. Si è rifatto il Led Zeppelin, ai Rolling Stones e altri rocker innovativi. Però Vasco ci sta fino a anni 90, forse a metà anni 90, dopo è andato per i cazzi suoi, insomma, ha esaurito il filone. D'altra parte anche i Pink Floyd, l'ultimo album che hanno pubblicato è tutto un rimpasto di cose già sentite, no? Cioè, non è che ci vuole tanto a capirlo questo. Figa, l'orecchi
di Endless River è tutto già sentito, tutti accordi dei precedenti dischi. Ah beh, ma io lo so che sì, è vero, io do per scontato che la gente capisca, ma poi la gente non capisce un cazzo. E quindi vabbè, insomma, poi ogni tanto faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 passi indietro, perché dico, ma forse, perché la bellezza del comunicare è anche, se io devo comunicare, io devo, il mio obiettivo, se dico una cosa, è che arriva, no? E che viene recepito. Se non arriva, che cazzo comunico a fare? Allora devo cercare di comunicare in maniera tale che arrivi un messaggio. Se però non arriva, io posso fare qualche sforzo, no? Qualche, mi posso impegnare a comunicare. Però se alla fine non arriva, nonostante i miei impegni, io mi impegno qualche volta, mica sempre. Se però dall'altra parte non c'è un intento a voler recepire, insomma, io parlo a chi parlo? A me stesso. Sì, forse è la cosa migliore, io parlo a me stesso. Parlo a me stesso. Forse è la cosa migliore che parlo a me stesso. Ecco, parlo a me stesso. E sta solo sulla musica, non voglio andare oltre. C'era un'altra cosa che volevo dire, ma forse faccio un altro video. Forse faccio un altro video, perché non c'entra un cazzo con quello che ho detto. Allora, mi ricordo i miei professori, quando facevo i temi, bisogna essere organici, no? Organici, nel senso, sapete, c'è il rifiuto organico, quello sintetico. E allora forse avevano la loro parte di ragione. Allora, siccome sono organico, farò un altro video per l'altra cosa che devo dire. Devo dire buonanotte? Sì, va bene. Buonanotte.